Parliamo di tubercolosi, di lotta alla tubercolosi, un millennium goal per il 2030, di nuovi farmaci per le multiresistenze e del fatto che in Italia c'è una bassa endemia ma crescono le forme sosie. Ne parliamo con il dottor Luigi Codecasa, che è un grande esperto in questo ambito, responsabile del centro regionale di riferimento di Villa Marelli, sede territoriale dell'ospedale di Niguarda per la tubercolosi. Dottor Codecasa, quindi una lotta che continua, un millennium goal per il 2030. Sì, le organizzazioni di lotta alla tubercolosi a livello internazionale hanno stabilito che dobbiamo cercare di arrivare verso una importante riduzione della malattia e della mortalità a livello mondiale e appunto questi goal devono essere perseguiti in tutti i paesi del mondo. Questo perché a fronte di una stabilità del numero di casi di tubercolosi, circa 9 milioni e mezzo di nuovi casi tutti gli anni, andiamo incontro comunque per fortuna a una riduzione dell'incidenza grazie al fatto che la popolazione aumenta e che il contagio, quindi in un modo o nell'altro, è inferiore. Nella situazione italiana abbiamo una situazione a bassa endemia, circa 5-6 mila casi. Anche se purtroppo dati certi non se ne riescono ad avere per dei grossi problemi di sottonotifica, sicuramente una parte dei casi che si stanno perdendo nel campo della tubercolosi vera e propria vengono ahimè sostituiti dalla presenza di forme sostenute dai micobatteri non tubercolari, che per fortuna non hanno problematiche di contagio interumano importanti, ma sono poi invece dei grossi problemi di tipo sanitario, gestionale, per la complicazione che hanno i pazienti affetti da queste forme. Contemporaneamente andiamo incontro a un ammodernamento delle tecniche sia di diagnosi che alle nuove terapie, per cui grazie allo sforzo che è stato fatto dalle agenzie internazionali, molte strutture di ricerca stanno apportando novità importanti sia nel caso della cura delle forme multiresistenti, sia poi anche per cercare di avere una diagnosi sempre più rapida e precoce in maniera tale da ridurre il rischio dei contagi. Dottor Codecasa, quindi una lotta alla tubercolosi che continua, cosa possiamo dire? Maggiori informazioni si possono anche trovare sul sito dell'ospedale Niguarda Cagranda e poi c'è anche un'associazione che segue questo vostro lavoro che è Stop TB. Sì, infatti Villa Marelli è anche sede dell'associazione Onlus Stop TB Italia che sostiene dei progetti di cooperazione in Senegal e di informazione e formazione sia per gli operatori sanitari che per il grande pubblico sul territorio nazionale. Bene, e noi ringraziamo il dottor Luigi Codecasa, responsabile del centro regionale di riferimento di Villa Marelli, una sede territoriale dell'ospedale di Niguarda. Come vi dicevamo, grazie al dottor Codecasa e maggiori Grazie a informazioni voi. sulla lotta alla tubercolosi sul sito www.ospedaleniguarda.it. Grazie, dottor Codecasa. Grazie a voi.